What's up guys, sono Thunder e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi ragazzi vi elencherò 10 cose che forse non conoscete su Denki Kaminari di My Hero Academia. Prima di iniziare ragazzi vi invito a leggere la descrizione per seguirmi su tutti i social disponibili e per dare un'occhiata al mio nuovo grafico. Detto questo direi di cominciare subito. 10. Kaminari ha 16 anni ed è nato il 29 giugno, giorno in cui la Apple mise in vendita il primo prototipo di iPhone nel 2007. 9. Le parole Denki Kaminari hanno un significato specifico e, come potrebbe sembrare all'apparenza, anche logico. Il nome Denki infatti sta a significare elettricità, mentre il cognome Kaminari sta a significare la parola tuono. 8. Kaminari viene considerato dalle ragazze della classe e della scuola molto attraente. Tuttavia, quando egli prova ad approcciare, viene spesso respinto o ignorato. 7. Kaminari non è molto bravo a scuola, infatti ha bisogno di aiuto per studiare, non sembra mostrare particolare interesse per le lezioni e tende a diventare nervoso quando si parla di verifiche in classe. 6. Il cibo preferito di Kaminari è un semplice panino con l'hamburger. 5. Inizialmente il design di Kaminari non era quello che tutti conosciamo. Infatti sarebbe dovuto essere rappresentato in questo modo, con i capelli più lunghi e di aspetto simile a un villain. 4. Nei primi capitoli del manga i capelli di Kaminari non erano completi, infatti questi erano disegnati in modo molto scadente. Con il passare dei capitoli il design della sua capigliatura fu revisionato e arricchito notevolmente. 3. Ecco a voi una tabella che sta ad indicare tutte le abilità di Kaminari, con i rispettivi voti per ogni caratteristica. Potenza C, velocità C, tecnica B, intelligenza E, cooperativa A. 2. Horikoshi ha dichiarato che disegnare Kaminari è piuttosto divertente, ma si riscontrano molto spesso difficoltà nel disegnare i suoi capelli. 1. La faccia di Kaminari quando va in cortocircuito è un riferimento al protagonista di One Punch Man, ovvero Saitama. Inoltre, la città nativa del ragazzo elettrico è proprio Saitama, una città situata in Giappone nella regione di Kanto. Bene ragazzi, queste erano 10 curiosità che forse alcuni di voi non conoscevano su Denki Kaminari di My Hero Academia. Il video di oggi termina qua. Vi ricordo come sempre di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale. Da Thunder è tutto. Bella. Tonight, tonight.